Ma cosa c'entrano i risconti attivi con i canoni di leasing? Molto semplice, te lo spiego in un minuto. Quando vai a stipulare un contratto di leasing, oltre a pagare i canoni periodici, ti viene richiesto di pagare un maxi canone iniziale. Ora, questo maxi canone iniziale ovviamente non si riferisce solo a quest'anno, nell'anno in cui lo paghi, ma si riferisce a tutti gli anni di durata del leasing. Quindi anche se l'hai pagato tutto quest'anno, dovrai andare a spalmare questo costo negli anni di durata del leasing. Quindi come fai a suddividere appunto questo costo che hai già pagato negli anni di durata del leasing? Lo fai con il risconto attivo. Vedi com'è facile imparare la contabilità in un minuto al giorno? Ciao, alla prossima!